Afra, in provincia di Taranto, per le lacrime di Maria, a piangere una statua posta davanti al sagrato della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in pieno centro cittadino, che sabato sera, quando si è sparsa la notizia del possibile segno divino, si è trasformato in un vero e proprio luogo di pellegrinaggio. Il parroco ha invitato fedeli e curiosi all'estrema cautela, iniziate le verifiche anche sulle telecamere di sorveglianza per escludere possibili gesti goliardici. Verifiche necessarie, cautela auspicabile e comprensibile, visto che questo del Tarantino è solo l'ultimo di un lungo elenco di eventi miracolosi made in Italy che hanno coinvolto la Vergine Maria. Trevignano, ormai conosciuta a tutti, la statuetta di Gisella Cardia, presunta veggente che parla con la Madonna una volta al mese, ma che pare poco propensa a farlo con la commissione istituita dalla diocesi per chiarire il suo caso. È l'aprile del 2021 quando a Pisticci, Matera, il volto di un'effigie della Vergine si riga dal pianto. Un miracolo durato il tempo della verifica del vicario episcopale, nessun segno divino rilevato. Il 1 luglio dello stesso anno, a lacrimare sangue la statuetta in casa di una 99enne di San Gregorio di Ippona, vivo Valencia. Vernice, la sentenza dei ricercatori dell'Università della Calabria. Fenomeni che nel tempo si ripropongono, dinamiche sempre simili. Civitavecchia, il 1995, piange sangue la statua della Madonna della famiglia Gregori, custodita in una teca nel loro giardino. Nulla di soprannaturale, il riscontro è arrivato nel 2000 dopo due commissioni d'inchiesta diocesane. E in più occasioni quel liquido rosso sceso dagli occhi di Maria si è rivelato avere lo stesso DNA dei custodi delle statuette, come ad Assemini, Cagliari, dove la procura scoprì che il sangue della Vergine era in realtà della signora Ilott, che l'aveva avuta in regalo. Per effettuare le analisi decisive servirono 7 anni di trattative.